Domenica 11 ottobre 2009, Sesto Fiorentino rende omaggio al maestro Giuliano Pini, un tributo dovuto non solo per lo spessore dell'artista ma anche per il legame storico con la città di Sesto, dove attualmente il maestro risiede e dove per tanti anni ha avuto lo studio. Il legame con Sesto e i suoi luoghi espositivi, dalla Soffitta al Gualdo al nuovo spazio espositivo rappresentato dal padiglione Antonio Berti, dal quale in questo momento vi parliamo, è sempre strettissimo. Infatti è sempre presente all'inaugurazione delle mostre degli amici artisti e dei colleghi. Ovviamente oggi tutta Sesto, la Sesto dell'arte e delle istituzioni, si stringe intorno a Giuliano Pini, a cominciare dal primo cittadino Gianni Gianassi, che vedete inquadrato al mio fianco, a Luigi Bicchi, presidente di Liberarte, all'associazione alla quale Giuliano Pini è iscritto e associazione che ha voluto tributargli questo omaggio nel nuovo splendido spazio espositivo del padiglione Berti. Luigi Bicchi. Ma noi abbiamo fatto questa mostra, è una mostra che celebra un grande artista, uno dei maggiori artisti del Novecento italiano, per conto mio un genio della pittura. Se saremo bravi e fortunati, può darsi che riusciremo a fare anche qualche cosa sui quadri a olio del maestro, che sono qualche cosa di veramente travolgente. L'abbiamo fatto questa mostra in completa amicizia, insieme a Giampiero dell'Accademia d'Arte, insieme a Caselli. Abbiamo deciso di farla perché sentivamo la necessità di stringersi attorno, accanto a questo nostro grande concittadino. Credo che la mostra, per la bellezza delle opere, sia ampiamente giustificata. Penso che avere la fortuna di conoscere Giuliano e Roberta Pini sia una delle rare fortune che possa capitare ad una persona. La mostra è una mostra a tutto tondo, perché al proprio interno contempla altre iniziative. Questa sera, ad esempio, un piccolo concerto di musica classica, il 18 il petit ensemble dell'Accademia Musicale d'Arte di Firenze, la presentazione di un ricordiamo libro. Ricordiamo l'orario, ricordiamo anche che l'accesso alle manifestazioni è a titolo gratuito. È a titolo gratuito. E chiuderemo domenica 18 alle 17.15. E chiuderemo il 25, sempre alle 17.15, con il maestro Fricelli al pianoforte, eseguirà alcune sonate, delle quali qualche cosa ispirato proprio dalla pittura di Giuliano Pini, e il professor Andrea Matucci, che ci segue in tutte le nostre sperimentazioni. Benissimo, grazie a Luigi Bicchi e ancora un bravo per l'impegno profuso a favore di Liberarte, ovviamente Gianni Gianassi a favore di tutta la comunità sestese, perché grazie a questa associazione, alla Soffitta, al Gualdo, a Liberarte, c'è un'effervescenza espositiva inconsueta per tante altre città. Sì, non c'è dubbio, anche se non dobbiamo pensare sia un contributo solamente alla comunità sestese. Il padiglione Berti e le mostre del livello di quello odierna, e quindi l'omaggio a Giuliano Pini, un grande dell'arte del Novecento, fortunatamente non sono limitate a Sesto Fiorentino, e quindi noi abbiamo la possibilità di offrire all'area metropolitana, a Firenze, alla nostra provincia, un punto di riferimento piccolo ma significativo, e soprattutto una ricchezza, un'opportunità culturale per tanti, sia per coloro come oggi che ritengono di lavorare perché si possa far conoscere o conoscere di nuovo un grande artista come Giuliano Pini, oppure a volte anche per far conoscere nuovi artisti, nuove espressività artistiche anche. Quindi il padiglione e le Liberarte stanno facendo un buon lavoro. Giuliano Pini, un omaggio dovuto a un grande cittadino di Sesto Fiorentino. Non c'è dubbio, un grande cittadino di Sesto Fiorentino, ma un grande cittadino del mondo, perché essendo l'arte per definizione radicata magari anche nel territorio, nel luogo di nascita, d'origine, nei pezzi di vita dell'artista, per definizione l'arte non ha confini. Il maestro Fabio Caselli, presidente dell'Accademia Musicale di Firenze, e Giampiero Jacopini, direttore artistico di Accademia Arte, oggi sono entrambi presenti nella duplice veste di rappresentanti dei due sodalizi, organizzatori di eventi nella sede dell'Accademia Musicale in via Adriani a Firenze, di mostre al maestro, soprattutto quelle che hanno come sfondo le grandi scenografie della lirica. Sì, come tu dicevi, ci lega con Giuliano un'antica amicizia, quasi ventennale. Non è possibile non essere amici di Giuliano
per chi come me si occupa di musica. Sembra quasi un paradosso, ma io ho sempre definito l'arte di Giuliano molto musicale. Giuliano stesso l'ho sempre definito un musicista che si esprime con il pennello, con l'arte del colore. Ci sono dei precedenti storici che hanno visto grandi pittori, uno per tutti, Kandinsky, legato al linguaggio della musica, proprio partire dal linguaggio della musica per trovare nuovi orizzonti all'arte pittorica. Io credo che Giuliano sia oggi uno dei massimi esponenti, sicuramente a livello nazionale, ma penso di poter dire anche a livello internazionale, di questo filone. E contrariamente tra l'altro a Kandinsky, che poi si è staccato completamente dalla rappresentazione naturalistica, Giuliano ha saputo staccarsi per poi ricondursi a questo tipo di energia pittorica, di storicità pittorica. Quindi credo che Giuliano rappresenti allo stesso momento la storicità e anche l'assoluta contemporaneità. Gianpiero Jacopini, da sempre curatore delle mostre o perlomeno coordinatore o affiancatore delle mostre di Giuliano Pini, forse ha curato quella che forse è considerata in assoluto la più grande mostra della luminosa carriera artistica di Giuliano Pini, quella ospitata qualche anno fa nell'ospedale degli Innocenti della Piazza Santissima Annunziata a Firenze. Sì, era il 1997, fu una mostra strepitosa, durata 2 mesi in questo ambiente bellissimo, dove ha rappresentato proprio il massimo di se stesso Giuliano, percorrendo una Firenze magnifica, una Firenze di personaggi che hanno dato all'umanità dell'arte notevoli opere. Io rammento De Chirico, e qui c'è anche qui un quadro che rappresenta la metafisica di De Chirico, perché si dice che la metafisica nasce in Santa Croce. La metafisica di Deidio nasce in Santa Croce vedendo appunto la Basilica. Ma io volevo dire un'altra cosa, noi siamo qui stasera in questo bellissimo posto, è il centro espositivo Antonio Berti di Sesto, dove c'è questa mostra esclusivamente di disegni di Giuliano Pini. Perché questa è inedita, direi, perché mai è stata fatta una mostra completamente di disegni, che vanno dal 1983 fino ai più recenti, che sono del 1996-97. Ecco, e direi da quando Ottone Rosai designò Giuliano Pini a artista, perché fu Ottone Rosai e per la prima volta vide i disegni di Giuliano Pini, vide i disegni e rimase completamente fulminato da questa bellezza che lui sapeva esprimere nel disegno. Perché rimase fulminato in quanto lui, non avendo sovrastrutture, perché lui non ha fatto il liceo artistico, non ha fatto tantomeno l'accademia, ma è un autodidatta, non avendo sovrastrutture, e quindi è il tipico personaggio che è dotato da un qualcosa di sovrannaturale. E Giuliano nel disegno è questo. Poi il disegno l'ha portato a che grandi cigli che sono stato il punto a raggiungere, che sono stato il Ciro su Gades, che sono stati tanti per arrivare fortunatamente ad oggi a questa bella mostra di disegni. Concludiamo il servizio dal padiglione Antonio Berti di Sesto Fiorentino con Roberta Giuliano Pini, poi ci sarà un'appendice rappresentata dal concerto della chitarrista classica Daria Fedotova, che concluderà con la sua esibizione questa manifestazione sestese. Roberta, ancora un omaggio a pochi mesi di distanza dall'omaggio tributato dal Teatro Affratellamento a Gavinana a Giuliano Pini, un omaggio che viene dalla sua città d'adozione. Sì, l'associazione Liberarte ha voluto fare questo omaggio a Giuliano e presentare una mostra, diciamo, un pochino più inconsueta, cioè i disegni. Ora, i disegni di Giuliano sono cose molto particolari, si va dall'abbozzo al disegno compiuto, e quindi è stata una sorpresa per tante persone, quindi dobbiamo ringraziare proprio l'associazione Liberarte e tutti l'Accademia Musicale, l'ACIT, che ci hanno concesso di fare ancora un altro sogno. Il maestro ovviamente è contentissimo di questo abbraccio di folla, ci sono tantissimi artisti, sarebbe inutile citarne alcuni a discapito di altri. Il maestro è soddisfattissimo e noi
Concludiamo il servizio ricordando ai nostri telespettatori che domenica 11 ottobre 2009 al padiglione espositivo Antonio Berti si è inaugurata una mostra di disegni del maestro Giuliano Pini, mostra che si concluderà il prossimo 25 ottobre ed è intervallata da un incontro intermedio che si terrà domenica 18 ottobre alle 17:15 con il professor Nino Campagna che presenterà il libro La leggenda di Colapesce, interventi dell'ex vice sindaco di Firenze Alberto Brasca, concerto del Petit Ensemble dell'Accademia Musicale di Firenze. Poi la domenica 25, giorno della chiusura, intervento musicale del maestro Giuseppe Fricelli al pianoforte con letture a cura del professor Andrea Matucci. Tutte le manifestazioni sono a ingresso libero. Vi ricordo che la mostra è visitabile fino a domenica 25 ottobre, tutti i giorni escluso il lunedì dalle 16 alle 19 e che è accompagnata da un catalogo pubblicato per l'occasione in distribuzione gratuita al padiglione Antonio Berti che si trova in via Pietro Bernini a Sesto Fiorentino.